sentito parlare di Capsule Wardrobe? Hai visto un sacco di persone che creano un sacco di outfit con pochissimi vestiti e ti sta magari venendo voglia di farlo anche te, ma non sai da dove partire. Ecco, la prima cosa da cui partire è creare una palette per il tuo armadio. E so che può spaventare scegliere pochi colori per il proprio armadio, ma in realtà non sono così pochi e oggi ti guiderò per realizzare e provare alcune delle palette che potrebbero risultare più soddisfacenti per creare un armadio in cui tutto si abbina, che ti piace molto ed è iperfunzionale per te. Io sono Anna Venere, faccio la consulente d'immagine ormai da quasi 14 anni, da tantissimo tempo, e quello che a me piace moltissimo è il concetto di scegliere quello che più ti piace. Per realizzare una palette del tuo armadio, quello che devi fare è scegliere quello che più ti piace. Ma magari molto spesso hai visto questi capsule wardrobe con queste palette tutte neutre, tutte fredde, tutte grigie, tutte col beige. Magari il beige ti sta malissimo. A me sta male, lo uso lo stesso perché in alcuni punti di beige funziona, ma magari hai detto no, questa roba non può fare per me, ma io così mi annoierei, ma questo non funziona. In realtà oggi voglio spiegarti proprio come farlo per te e con cose che ti piacciono. Intanto lo facciamo perché è più facile, cioè meno colori hai, più è facile creare abbinamenti. Più i colori che hai sono scelti in modo razionale, più poi è facile creare gli abbinamenti. Te ne sarai accorta anche tu, no? Cioè, se tu hai metà del tuo armadio nero e poi hai il fucsia, il giallo, il rosa pesca e il verde oliva, è ok, funzionano tutti col nero, ma tra di loro non riesco mai ad abbinarli. Se compri quello che ti piace, senza un piano, senza un'idea di fondo, comunque senza pensare come si abbina nell'armadio, magari pensandoci e non riuscendo a trovare una soluzione, ti ritrovi con un armadio con tantissime cose e con tantissimi colori che non funzionano tra di loro. Magari non capisci neanche come mai un outfit non funziona perché gli manca un bilanciamento di colori. Ovviamente la palette che scegli per il tuo armadio dovrebbe donarti, quindi dovresti sapere qual è la tua stagione, quali colori ti donano, ma già anche solo andare verso i colori che ci piacciono, non con cui ci sentiamo solo esclusivamente a nostro agio, ma comunque che ci piacciono, ci può aiutare a ridurre comunque la scelta. Il ci piacciono è la cosa fondamentale, non ti deve spaventare scegliere pochi colori, a parte che in una palette di un armadio ce ne sono 6, quindi cioè non è che sono pochi. Però non ti deve spaventare l'idea di scegliere pochi colori, perché comunque saranno colori che ti piacciono da morire. E quindi è un po' come dire, posso mangiare solo 6 gusti di gelato, va bene, ma sono i miei 6 gusti preferiti e sono tanti, e poi non è che con questa palette ci tutto l'anno, ok? Magari a primavera ho questi 6 gusti di gelato e in autunno ho questi altri 6 gusti di gelato, non so, noi siamo sul mare, lo mangiamo anche d'autunno, ma magari tu no, e ci sta che cambino un pochino i gusti, magari 2 gusti di gelato, tipo il cioccolato e la vaniglia, li mangi sia d'estate che in autunno, e magari invece il lampone, il melone, il mango ti piacciono solo in estate e in autunno hai voglia di, non lo so, gelato al caramello. Che tra l'altro faceva una bella analogia di colori, comunque c'entrava. Quindi la cosa importante è capire quello che ti piace e quello che ti piace su di te, perché ti può piacere tantissimo il peach fuzz, nuovo colore meraviglioso, ma poi te lo vedi e ti senti triste, ok? Non sentirti triste coi colori, scegli i colori che ti fanno sentire felice, con cui ti piace, con cui ti senti bene. Come facciamo questa scelta? Allora, intanto, sicuramente hai visto tantissime palette, tantissimi capsule wardrobe che sono fatti solo di colori neutri. Noi distinguiamo sempre i colori in colori neutri o colori base e colori particolari. Quindi, colori neutri quali sono? Intanto sono chiari e scuri. E poi sono detti da uomo, cioè nel senso il blu, il nero, il marrone, il bianco, il beige, il grigio. E i colori particolari sono il blu elettrico, il fucsia, il rosso, l'arancione, il giallo, il verde petrolio, eccetera, eccetera. Quelli sono i colori particolari.
Ovviamente un armadio fatto solo di colori neutro è più facile, ok? È più facile da abbinare, perché i colori neutri si chiamano neutri perché sono più facili. Questo non vuol dire che sia sempre una buona idea abbinare solo colori neutri e che ha tutti i doni solo abbinare colori neutri, perché se noi prendiamo una ragazza che è una primavera pura, quindi le stanno bene i colori brillanti e caldi e anche un po' chiari, e le facciamo un armadio con il blu, il marrone e il nero, cioè non è felice, non sta bene, ok? Però sicuramente sono colori che si abbinano bene tra di loro. Non tutti, perché il blu e il marrone... Sì, ok, dipende dal marrone, dipende dal blu, dipende da chi, dipende se c'è un altro terzo colore, eccetera, però di solito sono colori che hanno un po' meno pretese, io li chiamo con poche pretese. Il nero si abbina a tutti i colori, poi fai degli effetti diversi, perché se il nero lo mettiamo col bianco o lo mettiamo col rosso, il rosso viene un po' drenato, se il rosso lo mettiamo col bianco, il rosso diventa più brillante, quindi non con tutti gli stessi effetti, e lì bisogna andare un pochino più a fondo. Anzi, se vuoi andare a fondo su questi aspetti, puoi fare con me il percorso di 3 mesi Trasforma il tuo look insieme a me, che è un percorso completo. Partiamo dai vestiti, passiamo ai colori, passiamo alla forma del viso, guardiamo tutti gli aspetti e le guardiamo con un PDF a settimana e con delle prove fatte su di te, su cui poi mi mandi le foto, io ti mando in feedback, lo facciamo proprio insieme, facciamo anche tutte le prove di abbinamenti e guardiamo tutti gli abbinamenti. La cosa importante quindi è capire che il motivo per cui tutti lo fanno con i colori neutro è perché è molto semplice. Non è detto che tu lo debba fare, okay? Io non lo faccio con tutti i colori, in inverno sì, in inverno mi piace tutta una palette neutra, invece in primavera aggiungo 1 o 2 colori a seconda e in autunno anche. In inverno invece mi piace proprio avere un armadio di nero, 2 punti di beige e bianco, mi piace molto. E uso anche meno colori, in realtà la palette è da 6, ora vediamo perché. Perché la palette è da 6? La palette è da 6 perché noi non è che usiamo tutti quei 6 colori addosso. Noi abbiamo bisogno di una serie di varietà, di possibilità di scelta. Ci sarà il giorno in cui mi vesto di bianco e nero e il giorno in cui mi vesto di nero, cuoio, beige e bianco, ok? Ho bisogno comunque di più variabilità e che comunque queste combinazioni si possano fare. Una palette neutra, per esempio, può essere nero, jeans comunque blu, color cuoio, panna e beige un po' più freddo e bianco, oppure col grigio, oppure con, insomma, tutte le varie sfumature. Però poi ci sono delle sfumature, ovviamente, non posso dire solo marrone. Cioè, marrone freddissimo e scuro, magari cuoio, beige che tira via il sol giallo, beige che tira verso il rosa, questo nude, un grege. Ecco, questi hanno tantissime sfumature e giocano ruoli diversi. Quindi, i colori particolari, invece, li possiamo dividere anche loro in 4 categorie. Ci sono i colori particolari scuri, quelli chiari, il bordeaux è un colore particolare scuro, il celeste è un colore particolare chiaro, quasi, quasi base, ma insomma il pisc è un colore particolare chiaro. E poi ci sono i colori particolari brillanti e quelli soft, ok? Quindi il malva è un colore particolare soft, il fucsia è un colore particolare brillante. I brillanti, vi dico già, sono più difficili da mettere in una palette perché impattano molto. I soft sono più facili, ok? Gli scuri e i chiari, una via di mezzo. Quando io voglio fare una palette, penso sempre a questi 6 colori e penso sempre che anche se sono scura, qualche colore chiaro mi servirà. Anche se sono chiara, qualche colore scuro mi servirà. Quindi se io faccio la palette, intanto ecco, comunque facciamo un primo esempio, facciamo una palette neutra, ok? Tutti i colori neutri. Se io faccio una palette di un inverno scuro, e bianco comunque ce lo metto. Lo userò poco, lo userò in alcuni cenni, lo userò nelle righe, però mi serve un colore per schiarire, per dare un pochino di contrasto. Allo stesso modo, se io faccio una palette per un'estate chiara, un po' di blu scuro magari ce lo metto.
perché comunque magari ho bisogno di alcuni colori scuri per combinare, quindi la palette segue comunque queste idee. Potrei avere una palette neutra di 6 colori, dove ho 2 colori scuri, 2 colori chiari e 2 colori intermedi, oppure 4 colori di cui 3 sono scuri e un intermedio e solo uno o due chiari, ok? Quindi a seconda di questo posso creare la palette. Quindi la cosa da cui partire è questa. Se volete creare una palette neutra, vi devono piacere moltissimo gli outfit fatti solo di colori neutri. Non deve essere una questione di comodità, perché sennò poi non la usate. Ok? Se invece volete andare verso i colori particolari, avete due opzioni. Intanto, una prima cosa potrebbe essere avere una palette con 4 colori neutri e 2 colori particolari. Magari questi 2 colori particolari all'inizio usati solo negli accessori. È ovvio che se io ho nero, 2 punti di grigio, il bianco e poi un rosa e un celestino, il rosa e il celestino lo uso per le borse, per le sciarpe, per i foulard, per le scarpe. È un conto, se lo uso per le gonne, per le magliette, per i cappotti è un altro. L'impatto è diverso, però comunque funziona. Oppure potete avere una palette che ha 2 colori scuri e 4 colori particolari. In questo caso, ovviamente, è più difficile, perché 2 colori base e 4 particolari. Io magari ho il blu, il bianco e poi ho l'arancione, il melanzana, il verde oliva e il giallino. Ecco, è più difficile abbinare questi qui. Come si fa in questo caso? Non so se avete notato, ma i colori particolari che vi ho citato avevano sempre una caratteristica in comune, anzi più di una. Il celeste e il rosino erano due colori chiari e anche abbastanza soft, freddi. Questi altri quattro che vi ho citato, l'arancione, il melanzana, il verde oliva e il giallo, erano tutti colori caldi e abbastanza soft e più o meno la stessa scurezza. Quindi una cosa molto utile quando volete abbinare colori particolari è sceglierli di o simile scurezza o simile temperatura, più direi più simile scurezza, più simile softness o brillantezza. Cioè, il magenta insieme al blu elettrico sta molto bene, il magenta insieme al verde oliva meno, ok? Hanno anche diversa temperatura, però hanno proprio diversa softness. Questo vi può aiutare, che non vuol dire che un colore chiaro e un colore scuro non stiano bene insieme, però è più facile creare armonia. Quindi non è che un petrolio non sta bene con un rosino chiaro, ok? Posto che sono entrambi scuri. Ma è un po' più facile creare armonia. Io non vi do dei consigli per fare il giusto o sbagliato, ma per rendervi le cose più facili. Quindi andate nel vostro armadio, aprite l'armadio, intanto fatevi un'idea, ma io voglio tutti i colori base o non voglio tutti i colori base, fatevi un'idea. C'è tantissimo nero, anche in mezza stagione, anche in estate. Ok, il nero lo terrò. Quali altri colori base ci sono con cui veramente riesco a vestirmi e veramente riesco a usare? Allora, magari terrò questi due. Quale altro colore base c'è in giro che veramente mi piace, eccetera? Io negli ultimi 2 anni ho iniziato ad aggiungere questo beige nude, abbastanza chiaro, gioia e giubilo, sono felicissima e continuo ad aggiungere. Quando aggiungete un colore, basta aggiungere una cosa, vedete che vi trovate bene, l'abbinate tanto, poi ne comprate delle altre. Non serve svaligiare i negozi. Allo stesso modo con i colori particolari, quali colori particolari ci sono nel mio armadio? Quali alla fine metto di più e mi piacciono di più? In questo modo fate la scelta. Io spero che queste informazioni vi siano utili. Ricordatevi prima colori base e colori particolari e dividere in quale categoria sono i colori particolari. Questo è molto brillante, questo è molto soft, eccetera. Ci saranno alcuni che sono una via di mezzo e va bene così. Ma poi andare a fare una scelta in tal senso. Quanti colori base voglio nel mio look, nel mio armadio? Quanti colori particolari ho? Voglio. Sono una persona molto colorata, io è una cosa che faccio tantissimo nelle mie consulenze. Sono una persona molto colorata, allora ci sta avere 4 colori particolari e solo 2 base. Sono una persona, sì, i colori mi piacciono, ma a piccole dosi, ecco, allora facciamo scelte diverse.
Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un pollice in su, se avete delle domande non esitate a scrivermi, qua c'è il mio sito, qui sotto c'è il mio sito e possiamo approfondire insieme la consulenza di trasformazione. Tra l'altro c'è una call gratuita di 20 minuti che potete prenotare dove vediamo se questo percorso di trasformazione fa proprio per voi. Noi ci vediamo la settimana prossima con un altro video. Ciao!